United Pomezia, Città di Anzio, dopo neppure un mese tornano ad affrontarsi. Quella volta fu in campionato, questa volta invece è l'andata dei quarti di finale della Coppa Lazio di categoria della Serie C1 e appunto il team di Alessio Caparaletti si ritrova davanti a quello di Massimiliano Serpenti. Amici da tanto tempo, si ritrovano avversari in campo i due tecnici. La più cordiale buonasera dal Pala Lavinium, si torna a giocare soprattutto in una struttura coperta. Questi sono i quintetti con cui il match partirà in questi istanti. Galiedi attaccato da Armenia in maniera regolare, poi la palla messa in mezzo che con due mani, subito l'intervento da parte di Lograsso, la possibilità con Pulvirenti, una serie di finte, Murak e poi ancora il portiere Lograsso, arriva subito Murak, Galiedi possibilità, recupera il pallone, poi il tocco fuori di poco. Galiedi a sinistra, sale osservato da Carloni, Laccio prova la fiondata, va giù con il pallone, non c'è fallo, Viana lo recupera subito Carloni, De Cicco prova a girarsi, Viana, Di Chigno e Filippini ci mette le mani, ti vede partire Razza, proprio lo va a servire nonostante che lui se ne sia spostato all'ultimo momento, Filippini sulla fiondata, Razza in mezzo, Filippini e poi allontana De Simoni e Mrak si incarica della battuta del calcio d'angolo, all'indietro Armenia, prova Armenia, subito battuto questo calcio di punizione con Armenia per vie centrali, Valenza, Rozzi, Armenia, il vantaggio dello United Pomezia ed è 1-0 nei confronti del Città di Anzio, si sblocca il match, lascia d'Armenia, De Simoni sulla sinistra, si accentra, prova anche la fiondata, la ribattuta da parte di Lograsso, De Simoni non taglia al momento giusto, Armenia un fallo laterale, proprio Razza all'indietro, Di Chigno, Viana tenta di accentrarsi anche con la battuta, Armenia tocca con il corpo, Di Chigno, Galiedi, Filippini decisivo sulla parata, Pulvirenti stoppato da Razza, ancora Pulvirenti, poi si accentra, attende l'arrivo di Mrak sulla linea, ancora Armenia, allontanato il pallone dalla difesa del Città di Anzio, Rapun lo rifà, terzo Mrak, adesso c'è Viana, la palla messa in mezzo, non arriva a chiudere Mrak, Armenia, il tiro, c'è Nicola, Carloni se ne va via, poi calcia, è andato via molto bene De Simoni, c'è lo spazio, la conclusione, poi una deviazione e la palla che finisce fuori, c'è Nicola, De Cicco, poi botta di Cenicola, la palla in mezzo, Galiedi la recupera, se ne va da solo, poi si accentra anche per la battuta, attende l'inserimento, c'è Nicola, gli porta via il pallone, poi Mrak fa molto bene, poi serve il pallone a Cenicola e De Cicco, Galiedi in mezzo, c'è del Laccio, attende l'inserimento anche di Galiedi che poi colpisce con Filippini fuori dai pali, De Simoni che adesso però recupera in collaborazione con i suoi compagni di squadra e poi alza troppo De Simoni, la rimessa dal dischetto e poi il piattone di Rozzi, la parata di Lograsso, del Laccio, Di Chigno, Razza, Armenia, De Simoni, la finta, la palla messa in mezzo, arriva Mrak, il gol di Mrak
per il raddoppio dello United Pomezia ed è 2-0. Ghigno. E arriva il triplice fischio finale, il primo atto dei quarti di finale tra United Pomezia e Città di Anzio. Finisce a favore della squadra di Alessio Caporaletti. Basta Armenia nel primo tempo, il raddoppio, poi Dimrak. 2-0 per lo United Pomezia. Tra 15 giorni il return match ad Anzio.